l'altra parte del giorno è anche l'ombra del giudizio, lo sporco della ragione, il contrario del diritto. Strade di silenzi, di amazzi, strade di fatti, poche facce e troppi fantasmi, strade di rischi, giacigli e nascondigli. C'è una città che dorme e un'altra che dice buongiorno notte, un'umanità che dorme e un'altra che morde bassi istinti e bisogni infimi. Sbandati, delinquenti, malintenzionati, è la città delle paure, ma anche extracomunitari, senza tetto, malati, la città delle speranze. Quando la coscienza sonnecchia, paura e speranza diventano sonnambuli. Eppure, in una di queste notti, c'è chi ha fatto un sogno di sicurezza e solidarietà. Armato di buona volontà, ha deciso di raccontarlo per le strade di notte, vestito da angelo. Ha capito che il buongiorno si vede molto prima del mattino. Gli angeli prevalentemente aiutano i più bisognosi, quindi i clochard, i senza tetto, gli alcolisti, le persone che vivono la strada. Quindi segnalare ed eventualmente intervenire, come dovrebbe fare ogni cittadino, nei confronti di una violenza su minore o di una violenza su una donna o su di una persona anziana. Ore 21:30, Piazza dei Martiri. Come ogni lunedì e venerdì inizia il servizio dei City Angels, giubbe rosse e baschi blu. Anche l'abito marca le differenze. Già, gli angeli non hanno camicie nere o verdi, niente a che vedere con squadracce fasciste o ronde leghiste, né si sentono figli diretti di quel decreto antistupri che ha legalizzato forme di sicurezza partecipata ai cittadini. Quel decreto voluto dal governo e osteggiato dal comune di Napoli. Operano nel quartiere Chiaia San Ferdinando da luglio scorso, con l'appoggio del presidente della prima municipalità Chiosi e dell'assessore Di Ippolito. Un movimento nato 15 anni fa e presente in città come Milano, Roma, Torino, Bologna e Salerno. Un modello che il ministro Maroni ha usato anche come scudo contro le recenti polemiche rondiste. Sarà, ma questi volontari, una vera legittimità, la cercano soprattutto nelle opere, nelle azioni, in quell'abisso che la legge non vede, spalancato tra la miseria e la misericordia. Non siamo degli improvvisati e non siamo persone che scendono in strada per fare semplicemente prevenzione della criminalità. Politicamente vi considerate schierati? Assolutamente no, la nostra è un'associazione apolitica e sicuramente un'associazione cosmopolita. C'è un codice deontologico nostro che deve essere rispettato e osservato da tutti, me compreso. Non si corre il rischio di privatizzare la sicurezza? Io non credo, inerentemente alla sicurezza esiste la sicurezza privata, credo da sempre, e qui si parla semplicemente di contribuire alle forze dell'ordine, cosa che può fare qualsiasi cittadino. Non sono certo giustizieri della notte, difficile immaginarli alla prova di contesti off limits, periferie degradate o quartieri malfamati, nomi le movenze disciplinate restano sullo sfondo. In primo piano sorrisi, mani sincere e sguardi che per un po' ti cullano. La solidarietà ruba la scena alla sicurezza, segno che le paure passano e non contano di fronte ai bisogni più stringenti. Avevamo letto Céline, ma adesso l'abbiamo pure capito, perché la vita è questo, una scheggia di luce che finisce nella notte e prima rimbalza sulle ali di un angelo.